Cugino Pim, cugino Pim. Che c'è, cugina? Ti sento anche se non strilli. Mi senti, ma è come se non mi sentissi, dato che non ti giri. Non mi giro perché so già cosa vorresti dirmi. Quando è che arriviamo? Quando è che facciamo una pausa? E anche se fosse, cosa c'è di male? C'è di male che se ci continuiamo a fermare continuamente non arriveremo mai alla montagna del grande eco. Ma sono 3 settimane che stiamo camminando. Cugina, ti capisco, anche io sono stanchissimo, ma oramai la casa del grande saggio Tobru non dovrebbe essere così lontana. Ma speriamo, le indicazioni che ci hanno dato nei paesi vicini erano alquanto lacunose. Erano alquanto lacunose, ma si sono rivelate esatte, perché in ogni paese in cui siamo andati ci hanno confermato che eravamo sulla giusta strada. Sì, inoltre è stato davvero sorprendente che questa storia, che a noi sembrava così strana, fosse conosciuta anche dalle altre comunità. È vero, quasi tutti hanno riconosciuto il tubolario paroliele e quasi tutti anche hanno voluto provare a indovinare la parola per aprirlo. Però nessuno ci è riuscito. E pensare che quando scopriremo cosa contiene, tutti i villaggi ne trarranno beneficio. Però la leggenda dice anche che senza l'aiuto del grande saggio Tobru, il maestro delle parole che vive sui monti del grande eco, non sarà possibile trovare la parola chiave. Ma cosa c'è là dietro? Hai ragione! Ehi tu, chi sei? Esci fuori! Mamma mia, quanto è brutto! Questo non è esattissimo. Più precisamente, io sono solo Tobru. Tobru? Il maestro delle parole? Beh sì, qualcuno talvolta ama ornare in tal modo il mio nome, ma... Beh, io no, non preferisco non indulgere nell'autogratificazione. Ma come cavolo parla? Ma è la montagna del grande eco dov'è? Oh, non è molto lungi da questa selva. Me ne sono dilontanato giusto poco fa. Il tempo per cogliere nella loro piena maturazione queste splendide pignotte maggioline di bosco. Ammetto che ne vado proprio ghiotto. E voi ne gradite? No, no, grazie. No, noi siamo arrivati fin qua non per una scampagnata, ma per scoprire il segreto del grande libro tubolario che è da secoli conservato nel nostro villaggio. Dobbiamo trovare la parola chiave che ci permetta di aprirlo. Solo così porteremo grandi benefici al nostro villaggio e alle altre comunità. Oh sì sì, conosco questa storia e sono davvero contento che voi siete giunti fino qui. Ma cosa? Beh ecco, io non vorrei spegnere il vostro entusiasmo giovanile, ma... Ma? Beh, io non so la parola chiave. Ma come? Lei non è il maestro delle parole? Cioè, abbiamo fatto tutto questo viaggio per niente? Oh, ma come siete frettolosi e precipitosi voi giovani d'oggi. Forse se accetterete di stare con me per qualche giorno, per qualche settimana, potremmo cercarla insieme. Si tratterà di ascoltare con attenzione coloro che saliranno giorno dopo giorno qui alla montagna. E poi si tratterà di dialogare e di riflettere. Sarete un po' come apprendisti di bottega. Ci state? Mi sembra sia l'unica cosa che possiamo fare, quindi... accettiamo. Ah, bene, ho sempre desiderato avere degli apprendisti. Bene, ora, in qualità di miei apprendisti, vi invito a contribuire alla piacevolezza della nostra messa. Vedete laggiù ci sono dei succulenti mirtilli che aspettano solo di essere raccolti. Volete occuparvene? Se proprio ci tocca.